Signori, buongiorno. Sì, prendete posto. Grazie. Abbiamo una schedule. Vediamo bene. Abbiamo una schedule assai fitta, con un buon numero di relatori. Ovviamente per ognuno di loro ci aspettiamo uno straordinario contributo, ma anche una grande pazienza, nel senso di rassegnarsi all'idea che non potranno parlare per più di 20 minuti, altrimenti non riusciremo a stare nei tempi che ci sono assegnati. Allora, io ovviamente su un tema come quello della seduta antimeridiana avrei molte cose da dire, ma se ho cominciato col chiedere al relatore pazienza dovrò esercitare un terrificante self-constraint su di me, e quindi eviterò di qualsiasi tipo di intervento se non provocato e mi limiterò a regolare il traffico, il che significa che diamo subito fuoco alle polveri, cominciamo con l'intervento di Roberto Chieppa. Grazie. Acceso? Ecco. Grazie, e grazie all'Università di Trento per l'invito. Già ieri mi sono scusato per la mancanza del presidente Pitruzzella nella riunione di ieri. Passo subito. Sabotaggio organizzato da me, questo mi è pera che incombe su di noi. Non so se già sta scorrendo il tempo del mio intervento, quindi passo subito. Allora, io devo trattare del ruolo del public enforcement in questa mattina, che parliamo tra public e private enforcement. È evidente che in Italia, come nella maggior parte dei sistemi europei, il public enforcement continua ad avere un ruolo centrale. Secondo alcuni dati, in Europa il public enforcement rappresenta il 90% dell'azione a difesa della concorrenza, e basti pensare che nel sistema statunitense invece il 95% è rappresentato, scusate, il public enforcement rappresenta il 90%, mentre il sistema statunitense il 95% è rappresentato dal private enforcement. Vi sono indagini della Commissione che dimostrano come solo una percentuale minima, lo 0,1% dei consumatori che ha subito un danno a seguito di una violazione del diritto antitrust decide di chiedere il risarcimento del danno. E sappiamo che anche le azioni di private enforcement sono per lo più azioni follow-on, essendo del tutto residuali quelle stand-alone. Sappiamo anche tutti i motivi, le maggiori difficoltà anche in Italia che abbiamo nelle azioni di risarcimento del danno, per cui si preferisce segnalare alle autorità nazionali piuttosto che intraprendere un'azione giudiziale. Questo ha diversi vantaggi anche in termini di onere della prova, tenendo conto anche di quello che è l'orientamento della Cassazione sul valore di prova privilegiata che hanno le decisioni dell'autorità. Ora, la mia ovviamente non è una relazione sul private enforcement, il mio argomento è il public enforcement. Ma il problema è quale public enforcement? Le policy delle autorità nazionali sono spesso soggette a cambiamenti, cambiano col mutare dei collegi, con le diverse contingenze storiche. E nel titolo della mia relazione, il ruolo del public enforcement tra sanzioni e impegni, già viene anticipato quali sono il contenuto, cioè la ricerca di un corretto punto di equilibrio tra impegni e sanzioni. Perché sono partito dal private enforcement? Perché come spiegherò, l'utilizzo delle decisioni di accettazione impegna ha dei riflessi anche sul private enforcement, nel senso che rende più difficile l'azione follow-on, che non può basarsi su quel valore privilegiato di prova che assegna la Cassazione alle decisioni antitrust, perché non c'è accertamento della violazione. Ora, l'istituto della chiusura dei procedimenti antitrust attraverso l'accettazione di impegni sicuramente ha reso più duttile l'azione dell'autorità, consente di chiudere con minore sforzo investigativo e istruttorio alcuni procedimenti, concentrando le risorse su altri, produrre dei benefici al mercato e ai consumatori in tempi più rapidi rispetto a quelli ordinari di chiusura del procedimento.
tutto bene quindi? Beh, direi di no, perché a fronte di questi vantaggi esistono una serie di elementi di criticità. Ho già ricordato il rapporto col private enforcement, la decisione di accettazione degli impegni non consente una chiarificazione del quadro del normativo e soprattutto attenua la deterrenza dell'azione antitrust, del public enforcement. Sappiamo quali sono l'orientamento comunitario sull'utilizzo degli impegni che non vanno utilizzati in quelle illeciti gravi che richiedono l'applicazione di una sanzione. Accanto al rischio di attenuare la deterrenza c'è anche un rischio di commistione tra l'attività di adjudication propria dell'autorità antitrust e quella di regulation, perché è innegabile che gli impegni hanno spesso anche un contenuto regolatorio, benché insomma vigenti solo tra le parti, e quindi c'è un rischio, un uso distorto di questi strumenti che possa poi influire sulla regolazione e quindi influire anche su soggetti terzi, sì, che possono partecipare al market test degli impegni, ma è qualcosa di diverso della fase di consultazione aperta che si svolge davanti a un'autorità di regolazione. Sulla natura di questo istituto molto si è discusso, secondo alcuni si sarebbe introdotta una forma di concertazione tra autorità e imprese indagate, e si è richiamata la figura degli accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo. Io ritengo che in realtà così non è, noi sappiamo che l'autorità non ha il potere di modificare gli impegni proposti dalle parti, ma non ha neanche una funzione meramente notarile, e deve valutare, esercitando le proprie valutazioni anche di carattere discrezionale, l'accettazione degli impegni, e quindi rispetto all'inquadramento come una forma di concertazione di accordo, penso che resti quello di accettazione degli impegni un provvedimento unilaterale dell'autorità che recepisce, cristallizza, rende giuridicamente efficace un atto che è un atto endoprocedimentale di parte. Il problema del rapporto con i terzi, è evidente che l'accettazione di impegni da parte dell'autorità poi influisce sul mercato e può influire sulle posizioni di soggetti terzi. Per questo vi deve essere una massima trasparenza che poi si attiene con una corretta procedimentalizzazione di questa fase. E qui l'autorità garante, proprio nel corso del 2012, a settembre del 2012, ha modificato la propria comunicazione sulle procedure seguite per l'accettazione degli impegni, e nel modificarla ha adottato una forma aperta di consultazione, notice and comment, come ora sta facendo per tutti gli atti anche di carattere organizzativo e di regolamentazione interna, anche se non è tenuta, quindi ha raccolto le osservazioni su una bozza di comunicazione per poi adottare quella finale tenendo conto delle osservazioni. E quali sono diciamo, le novità della nuova comunicazione? Quello di ridurre i tempi di durata del subprocedimento relativo agli impegni, di rafforzare la chiarezza e la trasparenza di questo procedimento, indicando qual è la policy sui casi in cui la presentazione di impegni è inammissibile, proprio perché si tratta non solo nelle fattispecie hardcore, ma quelle fattispecie anche che l'autorità è interessata a irrogare, ad accertare la violazione e quindi a procedere alla irrogazione di una sanzione. E nei casi in cui la proposta di impegni supera questa prima fase, si apre una fase di consultazione, il cosiddetto market test, che a differenza del passato ha tempi più contingentati, perché deve partire entro 3 mesi dall'avvio dell'istruttoria, tranne delle ipotesi comunque eccezionali di proroga, quindi la proroga va comunque chiesta prima della scadenza del termine di 3 mesi, e all'esito del market test può essere per una sola volta e solo in relazione all'esito di quello che è il contenuto del market test modificati gli impegni e poi si è la decisione finale dell'autorità. Questo perché? Questo perché nel passato vi era spesso un ping pong in cui si è arrivati a modifiche anche numerose degli impegni, e questo praticamente distoglieva l'attenzione dal procedimento, perché poi nell'ipotesi come in concreto
accadute che all'esito di questa prima, seconda, terza presentazione di impegni si dovesse arrivare comunque a un rigetto, c'era la fase istruttoria che correva il rischio di essere stata nel frattempo trascurata. Ora vi voglio dare alcuni dati per vedere qual è stato l'effetto anche della nuova comunicazione, che può, diciamo, sicuramente indicare una nuova policy dell'autorità sugli impegni. Noi dal 2008 a oggi abbiamo avuto un numero di decisioni di accettazione di impegni rilevante da parte dell'autorità antitrust italiana. 11 su 20 procedimenti nel 2008, 9 su 17 nel 2009, 13 su 21 per iniziare a calare, 5 su 15 nel 2011 e nel 2012 3 su 14. Quindi siamo passati da una percentuale di casi chiusi con impegni rispetto ai casi totali che si aggirava tra il 55 e oltre il 60%, all'attuale 21% nel 2012, solo 3 decisioni, di cui una sola successiva alla nuova comunicazione di impegni, a fronte invece di 6 rigetti di proposte e di impegni adottati sempre nel corso del 2012. Quindi forse da questo dato emerge sicuramente una maggiore cautela da parte dell'autorità antitrust italiana nell'utilizzo dello strumento degli impegni. Di questi 3 nessuno riguardava Intese, ma con questo non voglio dire che è uno strumento che l'autorità sta abbandonando, che sta riportando, secondo me, a quel carattere residuale o marginale rispetto all'effetto di deterrenza della sanzione che anche in sede comunitaria è stato attribuito a questo istituto. Rimangono alcuni problemi aperti, anche problemi strettamente interni. Conosciamo la giurisprudenza del giudice amministrativo sulla non impugnabilità del rigetto degli impegni, devo dire anche da giudice amministrativo che è una giurisprudenza che non condivido interamente, perché rinvia a un momento successivo in cui poi arriva l'eventuale provvedimento di accertamento con sanzione una verifica che è una verifica che è preliminare, che dovrebbe essere fatta quando ancora non si sa se l'autorità ha gli elementi per procedere all'accertamento o meno, e quindi poi il successivo contenzioso sul rigetto rischia di essere influenzato da quello che è stata poi la decisione finale. Sappiamo quella che è la giurisprudenza comunitaria che si è formata sul caso Arrosa, sulla proporzionalità, sulla connessione tra gli impegni e il contenuto degli impegni e il procedimento, i motivi per cui si è aperto il procedimento antitrust. Ma forse uno dei profili problematici è quello del rapporto coi terzi. Ho già detto che questa maggiore trasparenza può facilitare i terzi nel capire, comprendere e intervenire nel subprocedimento impegni. C'è da discutere qual è la posizione dei terzi rispetto poi alla fase successiva all'accettazione degli impegni, perché vi possono essere soggetti terzi interessati all'attuazione degli impegni, che intendono contrastare l'accettazione di impegni e possono ovviamente impugnare la decisione. Per i terzi interessati ovviamente non hanno un'azione diretta, perché è un vincolo che non opera direttamente nei loro confronti, però possono stimolare i poteri di vigilanza dell'autorità antitrust e eventualmente ricorrere in caso di inerzia davanti al giudice amministrativo dell'autorità antitrust a stimolare per costringere l'autorità a intervenire. Ora, traendo le conclusioni su questo, poi passo velocemente alle sanzioni, io penso che l'accertamento con sanzione resta lo strumento principe e che lo strumento dell'impegno, lo strumento alternativo, di minore rilevanza rispetto all'accertamento con sanzione, che va utilizzato con prudenza. Va utilizzato con prudenza anche perché in relazione poi all'eventuale azione di risarcimento, al private enforcement, ho già detto come comporta alcuni problemi
viene meno quel valore privilegiato perché manca l'accertamento, e qui il problema si sposta sulla possibilità dei terzi che agiscono per il risarcimento di avere un pieno accesso al fascicolo dell'autorità che si è chiuso con la decisione di accettazione di impegni. Anche qui in passato vi è stato qualche problema, nel senso che in alcuni casi è stato negato anche al giudice il rilascio di questi documenti. Anche su questo la posizione dell'autorità è cambiata, invece si ritiene che questo accesso possa essere dato alla parte per i documenti non coperti da riservatezza, e anche per quelli coperti da riservatezza che possa essere dato al giudice se ne fa richiesta, rimettendo al giudice il bilanciamento tra le esigenze di tutela giurisdizionale e la riservatezza. Lo strumento principale rimane quindi l'intervento sanzionatorio. Sull'intervento sanzionatorio quali problemi aperti ci sono? Secondo me il problema maggiore è quello di trovare uniformità dapprima da parte dell'autorità stessa e in seconda battuta da parte del giudice nella quantificazione delle sanzioni. Noi abbiamo un framework, un quadro normativo interno leggermente diverso da quello comunitario sul metodo di calcolo della sanzione, perché si fa riferimento al fatturato totale dell'impresa, anche se in concreto l'autorità antitrust utilizza comunque le guidelines della commissione. Ora, qual è il problema? Sappiamo anche che in sede di judicial review, in sede di sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, ormai si è consolidato l'orientamento secondo cui il controllo del giudice sulle sanzioni è un controllo di merito che, a differenza di quello che avviene per la decisione, per la parte di accertamento, consente al giudice anche di sostituire la sanzione modificandola, riducendola, determinandola in modo diverso. Questo è coerente con quel controllo di merito che è riconosciuto anche alla Corte di Giustizia, però comporta il rischio che un'assenza di uniformità nella quantificazione della sanzione dapprima da parte dell'autorità, a questa assenza di uniformità segua una decisione del giudice che ridetermini, come spesso avviene, la quantificazione della sanzione, anch'essa, cioè la decisione del giudice, priva di uniformità. E quindi mina un po' la certezza delle regole nell'applicazione delle sanzioni, e sappiamo che in tutti i settori la certezza delle regole, la certezza del diritto è un valore da perseguire, un indice di affidabilità di un ordinamento, e soprattutto in un sistema qual è quello antitrust, un sistema a rete, questa la rete delle varie autorità, una difformità può creare l'esistenza di maglie della rete più deboli o più larghe, poi dentro le quali appunto si possono infilare, e poi si può determinare anche un fenomeno di forum shopping. Quindi forse sarebbe preferibile anche da parte dell'autorità nazionale, qua lo rivolgo a me stesso, è una riflessione che stiamo facendo, l'adozione di guidelines interne coerenti con quelle comunitarie per la quantificazione della sanzione, come ha fatto di recente l'autorità antitrust francese. C'è un gruppo dell'ICN che sta discutendo proprio sul tema delle sanzioni. Per mantenere fede al mio impegno di finire nei 20 minuti, anche qualche minuto prima, mi avvio alle conclusioni. Io penso che il public enforcement resta predominante e centrale nel sistema italiano come nel sistema europeo. Però questo ha un rischio, un serio rischio, quello di esporre l'intero sistema al fatto che la tutela della concorrenza sia influenzata dalle contingenze politiche, di policy, di differenziazione delle varie autorità. Immaginiamo un'autorità nazionale poco attiva nel public enforcement, qual è il rimedio? Il rimedio è che le azioni di private enforcement devono costituire una valida alternativa per poter perseguire risultati analoghi a quelli del public enforcement.
È vero, io quando ero giudice al Consiglio di Stato e mi occupavo di questa materia, aprii tutta quella giurisprudenza per aprire e rendere effettivo il sindacato giurisdizionale anche sulle archiviazioni, anche sui provvedimenti negativi dell'autorità, e questo ormai è un orientamento consolidato, ma non può essere solo quello il rimedio. Secondo me un private enforcement più forte, con questo mi appresto a passare la parola agli altri relatori, costituisce un effettivo bilanciamento nei casi in cui le autorità perseguano politiche non particolarmente incisive in materia di public enforcement, proprio perché è un sistema a rete, è un sistema che non deve avere maglie più deboli né a livello territoriale né a livello di strumenti utilizzabili, e nel sistema italiano e quello europeo, secondo me, la maglia della rete costituita dal private enforcement è attualmente più debole. Una policy di un'autorità nazionale maggiormente propensa a utilizzare l'istituto delle chiusure del procedimento mediante accettazione di impegni, che crea un problema, come abbiamo visto, sotto il profilo del private enforcement, deve essere compensata dalla possibilità di agire in via risarcitoria con maggiore facilità, e questo attualmente non vi è. Quindi, proprio perché alla fine le autorità come la Commissione sono fatte di uomini, gli uomini per loro natura possono sbagliare, e proprio per evitare che questi errori influiscano sul sistema complessivo di tutela, devono esistere dei bilanciamenti. Secondo me questo è il bilanciamento che dobbiamo perseguire, cioè un rafforzamento del private enforcement che poi lasci la centralità del ruolo del public enforcement, almeno nei prossimi anni vedo difficilmente ribaltare in sede italiana e in sede europea, ma ci lasci anche meno preoccupazioni quando gli uomini sbagliano. Grazie. Ringrazio Roberto Chieppa, intanto perché ha rispettato gli ordini tassativi di attenersi a tempi, ma anche e soprattutto per avere, credo, contribuito a rassicurare me e credo tutto il pubblico sul fatto che i tempi dell'approccio all'insegna del settle them all, che sono stati proprio di una diciamo fase importante della public enforcement, non soltanto in Italia, ma particolarmente in Italia, sono finiti. Si sembra di capire. Mi rimane semplicemente il rammarico sul fatto che la posizione espressa da Roberto Chieppa, in qualche modo rappresentativa dell'attuale stato d'animo dell'autorità, non sembra incline ad accettare l'idea che la traiettoria dei commitments, degli impegni, non sia praticabile allorquando la pratica di cui ci lagniamo abbia già prodotto effetti negativi. Ovviamente se questo fosse un filtro alla possibilità appunto di rivolgersi agli impegni come tecnica di soluzione del conflitto, evidentemente il problema del rapporto con i terzi, con l'azione di risarcimento non si porrebbe. Ma aspettiamo quindi buone nuove anche su questo fronte. Nel frattempo I guess that we should switch to English, since Wolfgang Medler, who is waiting to offer the overview of the commission, doesn't want to try his Italian. So please, you have the floor. Thank you. 20 minutes. Yep. Thank you very much. How does this? Okay. Thank you very much, Mr. Chairman, for your kind words of introduction. Indeed, I will not try my poor Italian today. I'm able to find my way through restaurants, but I'm not able to deliver a speech to you in Italian, unfortunately. I apologize for that. My task today is first to stick to 20 minutes, which I will do. Second, to complement the view put out by Mr. Chieppa, the previous speaker, on public enforcement with a view on private enforcement. And I will in particular focus on the cooperation between national courts and the European Commission in the field of EU competition law. This topic is of course much wider than private enforcement alone. It also encompasses public enforcement. And there are good reasons for that. Mr. Chieppa has already rightly pointed to the fact that
public enforcement is today still predominant in Europe and will continue to be predominant, as I at least personally see it. But private enforcement plays a very important complementary role in that game. And we should not forget that this is basically due to the paradigm shift enacted 10 years ago by the adoption of Regulation 1/2003, which has done two very revolutionary steps. First, it has allowed national competition authorities to apply EU competition law in parallel to national competition law in full. Second, and this relates then to private enforcement, it has allowed private, basically national courts, to apply EU competition law in full in private litigation. And due to this paradigm shift, we are talking today not only about public enforcement of EU competition rules in Europe, but also about private enforcement. And we should also not forget, and I think in particular in Italy it is well known, that there is a strand of court jurisprudence from Luxembourg adding another dimension to private enforcement, starting with the two famous judgments, Karec and Manfredi, which clearly enlarged the scope of private actions from purely injunctive relief to the possibility for victims of antitrust infringement to seek compensation for the damage they suffered. This, before this background, I would just briefly summarize what are the roles of national courts in the application of EU competition law. Second, look into the question, what are the tools to ensure the coherent application of competition rules across Europe by national courts? And then in a third set, look into practical examples how national courts apply these coherence tools and how they apply competition law in general, before I come then to my conclusions. First, very briefly, the roles of national courts have, as I have briefly set out, increased very much in the past 10 years. National courts have a role to play, first of all, in the field of public enforcement when they act as review courts for decisions of national competition authorities, also with regard to the application of EU law. They may also act as a competition authority in their own capacity, depending on the national systems. For example, Austria, the country where I come from, has opted for a court-driven application of competition of public enforcement, where the national competition authority can only make a proposal to the court to fine. In such an instance, the court acts as a public enforcer and is then reviewed by appeal and Supreme Courts. Second, we have the strand of private enforcement, as discussed, where courts decide on disputes between the private parties. And then we have a third category of cases, not falling in either of the two first categories, but where we see a direct incidence with regard to enforcement of competition rules. To give you one prominent example of this third category, we do have disputes before national courts on the question as to whether fines imposed for antitrust infringements by either a national competition authority or the Commission are tax deductible. And the answer to that, to give you the answer right away, the Court of Justice says they are not. But there are still national rules in place which allow tax deductibility of fines. So there is also a lot to do on this third front of cases. This increased role of national courts calls, as I have said in the beginning, for tools to ensure the coherent application of national competition, of EU competition rules
by national courts. What kind of tools do we have available on the basis of EU law? First, we have, of course, as a precondition that there is sufficient publicity made with regard to court jurisprudence from Luxembourg, from the European Court of Justice. This is done. The Commission, on its side, makes its best efforts to make its own decisions publicly available as soon as possible, struggling sometimes with long fights on the protection of confidential parts of that decision or of our decisions, and that leads to delays in publication. But we are doing our best to make our practice known as widely and as quickly as possible. And then we have important case coordination tools between the Commission and national courts available on the basis of European law. Regulation 1 basically codified the so-called master foots rule in Article 16, saying that national courts cannot take decisions which are counter to European Commission decisions, and they also cannot take decisions counter to decisions contemplated by the Commission. So the question is, how the hell can a national court know? Of course, there is a certain publicity around pending cases as well, but Article 15.1 of Regulation 1 offers a very specific and targeted possibility for national courts to request information from the Commission exactly in order to do this case coordination. And this is a tool which is, as we see it, regularly used by some courts, in particular courts in the United Kingdom. It is also used by German courts, but it's hardly ever used by any other courts. So there is an invitation which I would like to spread also from my side. Courts should use this case coordination tool when they see a need for that. In addition to the case coordination tool, a request for information, European law provides for guidance and assistance possibilities in order to ensure a coherent application of EU competition law. First of all, there's the classical possibility for national courts to request a reference for a preliminary ruling to the Court of Justice in Luxembourg. This is also regularly and frequently done. We have seen in 2012 seven cases altogether where national courts went to the Court of Justice in Luxembourg and asked for a preliminary ruling in the context of either public or private enforcement of competition law. Seven sounds a low number, also compared to the 10 times higher number of Luxembourg decisions on European Commission public enforcement decisions. But of course, you see only the peak of the iceberg there, and only in situations where there is really a question on interpretation of EU competition law, a national court may or has to refer a question to Luxembourg. But we see seven is, in that context, when looking at the peak, when looking at it as at the peak of the iceberg, a relatively high number. In addition to that, European competition law provides in Article 15 of Regulation 1 softer tools for informal guidance. National courts may ask the Commission for its opinion on a case. We have so far a set of some 30 opinions issued in the past 10 years. This is also a relatively moderate number. And again, there we would like to invite national courts to make use of this soft and relatively quick tool more frequently. Second, the Commission also has the possibility under 15.3 of Regulation 1 to make on its own initiative an observation, an amicus curiae observation to a national court. And this has been done in 12 cases in the past 10 years altogether. How are these coordination tools applied in practice? To
give you quickly three examples in the field of public enforcement. One classical followed the classical route with a reference for a preliminary ruling. I refer here to the Slovak banks case, the Slovenska Sporitelna case, where the Slovak National Competition Authority imposed fines on a cartel of three banks that agreed to terminate business relations with a competitor in order to squeeze that competitor out of the market. In the following court proceedings before Slovak courts, the question came up as to whether this squeezed out competitor had the required license to operate on the market, and the Slovak Supreme Court put then a question to Luxembourg, to the Court of Justice, as to whether it is of any relevance for finding an infringement of EU competition law that allegedly that squeezed out competitor that was targeted by the cartel was operating legally or illegally on the market. And there was a very quick and clear answer by the Court of Justice saying it is of no relevance whatsoever whether or not somebody acted illegally or a market operator acted illegally or not or legally on the market for finding a cartel infringement, which is a completely different matter. And basically the court very clearly invited in friendly words that private operators who seek to terminate an infringement should go to the police and not act as a police themselves. Second example is a French one in Orange Caribe. The French National Competition Authority imposed fines based on French and EU competition law. The courts did not follow that approach on the basis of a narrow interpretation of the notion of appreciable effect on trade. And here, before the Cour de Cassation, the Commission submitted an amicus curiae observation focusing on the fact that the notion of appreciable effect on trade needs to be interpreted widely, and the Cour de Cassation followed this opinion in full and thereby opened then the way for the National Competition Authority to apply in this case also EU competition law and not only national law. The third case had both an amicus curiae observation and a request for a preliminary ruling by the Supreme Court of Austria in the Austrian freight forwarding cartel, where the main question is about whether and to what extent a cartel and cartel members can rely on legal advice by their lawyers finding that there was no infringement, and also on a previous court order by an Austrian court finding that the cartel constitutes a de minimis cartel under Austrian competition law. And today we have the Edward Catt general conclusion saying clearly, of course, there is a concept of excusable error also for competition law infringements from which cartel operators may benefit, but we have to apply very narrow conditions to that excusable error concept. And for the case at hand, the Advocate General at least concluded that reliance on legal advice only looking at national competition law cannot give any legitimate expectations as to whether compliance with EU law was also achieved. We are now looking forward and impatiently waiting for the court judgment. Moving on to private enforcement, here we have a strand of cases, Pfleiderer in Germany, with a reference for a preliminary ruling. We have the National Grids case in the UK, and we have again an Austrian case, Donau Chemie.
where a request for a preliminary ruling has been made to Luxembourg. All these cases go about the interface between public and private enforcement. All these cases are about follow-on actions, seeking access, where the claimants seek access to the competition files in order to get sufficient evidence to demonstrate their case for damages in front of private courts. These cases all show that to a large extent, private enforcement, with regard to damages at least, relies heavily on the functioning of public enforcement. We hardly ever see any standalone case for damages. We see follow-on cases. And this is also then the core reason for the tension that we see today between effective public enforcement based on leniency applications on the one hand and the possibility to seek damages and get the necessary evidence in the hands of the claimants. And there we have to strike the right balance. The Pfleiderer rule of the Court of Justice has left this balancing to the national courts. And national courts, as we see today, have applied it in a relatively similar, but not in an identical way. We have seen the Amtsgericht Bonn that rendered its judgment following this Pfleiderer balancing test by saying corporate statements and pre-existing documents are protected. We have then another German case by the Oberlandesgericht Düsseldorf, the coffee roasters case in August last year, where access to the non-confidential version of the decision has been granted, but no further access to the file. We have the prominent case National Grids before the UK High Court, where the Commission has, on invitation of the court, submitted an amicus curiae observation, and where then Judge Roth decided that he saw, following voluntary disclosure of pre-existing documents, no reason to give full protection whatsoever document, but ordered then a very limited disclosure of some paragraphs of the confidential version of the decision and some parts of replies to requests for information. We have then the interesting pending Donaukemie case in Austria, which is basically the reverse Pfleiderer situation. Under German law, basically, you have theoretically the possibility as a claimant to get access to any document, whereas in Austria you have the opposite situation, that access for a claimant to seek damages depends on the agreement, is made subject to agreement of all parties to the cartel agreement, to the cartel proceedings, so you never get any information because the cartelists will never agree, and they don't even have to give a reason for their disagreement. And this case was taken by the Supreme Court to Luxembourg, and again here we have a clear opinion rendered by the Advocate General saying that the principle of effectiveness under European law precludes such a provision. And it continues to say that the answer will only be different if national law provides such alternative avenues for securing proof of breach of European law and the determination of damages that supply effective legal protection for the rights to claim civil damages for the breach of provisions and comply with the Charter of Fundamental Rights. So only if there are alternative ways to get this information, such a restriction to access may be upheld. I think I stop here with conclusions, which are of a very preliminary nature given the developments and the open outcomes. First, we see that national courts take their role both in public and private enforcement very seriously. Second, the coherence tools, in particular reference for preliminary ruling, seem to work well. Also, the tools to cooperate with the Commission seem to work well, but could be
could be more frequently used. Third, with regard to private enforcement, the hot issue is today about finding the right balance between protection of public enforcement and leniency proceedings versus access to evidence for claimants for damages. Courts do their job decently well with certain nuances. We have also a clear resolution by the European Competition Authorities, by the ECN, to protect leniency proceedings, and the Commission, as Vice President Almunia stated, intends also to legislate on this tension. But this is the future, and I can only talk about it when it's there. Thank you. Wolfgang Federer has been reassuring about the workability of those coherence tools. Nonetheless, were I a judge, which I'm not, I would be really scared or at least upset by the obligation to figure it out which would be the opinion contemplated by the Commission, something like that, unless I come to the final conclusion that Article 15 gives me a chance to have the opinion written directly by the Commission. Why not? Okay, well, I think that we should get in touch. Ritorniamo al nostro, all'italiano, e proviamo a raccogliere la testimonianza di Alberto Pera. Sì, c'è un piccolo cambio nel programma, ma per necessità appunto del relatore anticipiamo il suo intervento, che viene via Skype. Possibly. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alberto. Come stai? siamo tutti molto bene qui e ti salutiamo affettuosamente. Benissimo, sentite, io vi ringrazio molto, vi ringrazio per l'invito, te, il professor Frignani, ovviamente il professor Benacchio e Michele Carpagnano. Mi scuso moltissimo per essere con voi, che mi dispiace, mi priva anche del piacere di aver sentito le relazioni prossime e future. Purtroppo da un lato non sto molto bene, dall'altro sono stato una situazione un po' imprevista, mi costringe a stare a Roma oggi. Quindi vi ringrazio per avermi permesso di partecipare in questo modo. Io ho Alberto, Alberto. Dimmi. Giusto perché non ti ho potuto indottrinare prima, abbiamo dei problemi di tempo abbastanza ristretti, quindi slide sì, ma non potrai eccedere i 20 minuti, rigorosamente, e tu sai bene che sono in grado di far rispettare questi limiti, va bene? Io penso di metterci anche meno, penso che grande. Le slide siano fondamentalmente, diciamo, servano per accelerare i tempi piuttosto che per allungarli. Penso che forse possa essere più utile utilizzare le slide piuttosto che vedermi, diciamo, attraverso il computer. Comunque comincio, se vuoi comincio immediatamente. Assolutamente sì. Ok, allora l'indice che è nella slide 2 illustra un attimo le tematiche che sono collegate a questioni relative a cartelli e azioni follow-on che si sono posti in alcuni casi, in particolare presso le giurisdizioni inglesi negli ultimi anni. Queste tematiche sono ovviamente la possibilità di fare un shopping in relazione ad azioni di danni antitrust, la tendenza di alcune giurisdizioni a facilitare il radicamento di azioni di danni nel proprio foro, la possibilità di azioni difensive e, in ultimo, la questione dell'estensione del forum shopping alle decisioni di autorità nazionali. Ora, queste tre tematiche, queste tematiche sono azioni, diciamo, particolarmente.
rilevanza del fattore centro di gravità del cartello nella valutazione della giustificazione della giurisdizione. Il secondo aspetto è il rilievo della nozione di undertaking, di imprese economiche, quindi della prevalenza dell'automatica estensione della responsabilità in relazione al cartello al di là della soggettività giuridica. E la terza è criteri molto semplicistici nell'identificazione del danno. E questi criteri, che sono alla base di alcune importanti decisioni, in particolare delle corti inglesi che vado ad esaminare, si sono estesi non solo in relazione a cartelli comunitari, ma anche a più recentemente in relazione a decisioni delle autorità nazionali. Vale la pena forse quindi esaminare queste le implicazioni di questo. Se andiamo alla slide 4, lì sono illustrati i criteri principali di giurisdizione in relazione ai quali ruotano questi o sono applicabili a questi aspetti problematici. Naturalmente i criteri di giurisdizione sono definiti nel regolamento Brussel 1, cioè il regolamento 44 del 2001, il criterio di giurisdizione generale è quello del forum del convenuto, mentre è stabilito l'articolo 2 del regolamento 44. Il foro alternativo è in materia estracontrattuale il luogo dannoso è avvenuto o può avvenire. Poi c'è ovviamente il criterio di connessione fissato dall'articolo 6 che stabilisce che se tra le domande esiste un prezzo con una dotazione unica e una decisione unica, queste possono essere riunite davanti al possono essere chiamate davanti al primo giudice. Ora, il combinato disposto di queste norme, naturalmente, nel caso di cartelli orizzontali che coinvolgono, questo è esposto nella slide 5, che sono la problematica del forum shopping, laddove ovviamente propone dei problemi in particolare in relazione ai cartelli orizzontali, dove da un lato esistono più imprese con responsabili in solido, e quindi si pone la questione del consorzio passivo della conversione, e dall'altra parte spesso queste imprese partecipano, sono imprese che sono gruppi che fanno, dove c'è una società controllata che poi è società controllanti, dove spesso la condotta è praticata dalle società controllanti, ovvero vi sono istruzioni della società controllata, ovvero vi sono società controllate le quali non a cui responsabilità o connessione con la pratica attuata dalla società controllata non è immediatamente investigata neanche nella decisione. Allora, in questa situazione in cui c'è appunto una pluralità di soggetti che partecipano al cartello e ogni soggetto economico è a sua volta articolato in una pluralità di soggetti giuridici, i quali sono spesso distribuiti sul territorio dell'Unione in diversi Stati membri, si pone allora una pluralità di possibilità per radicare l'azione. Naturalmente allora questo pone la problematica e la questione del fatto che di quali siano i criteri in base a cui allora questo radicamento può avvenire. E tanto più laschi sono questi criteri e tanto più facile è per l'attore effettuare una scelta in relazione a quella che sia la propria convenienza. Questo, se passiamo un attimo alla slide 6, è ovviamente il problema che si è posto, che si pone in relazione alla scelta che si è posto per casi in Gran Bretagna e non a caso, perché da un lato la
come sappiamo, li approfondiamo ulteriormente, ha caratteristiche particolari in termini di rapidità della procedura e soprattutto in termini di accesso alle informazioni, quindi c'è la procedura di disclosure che da un lato consente quindi all'attore di acquisire informazioni, dall'altro di acquisire informazioni che possono essere rilevanti rispetto all'azione non solo in Gran Bretagna ma anche eventualmente in altri fori. Dall'altra parte c'è un atteggiamento soggettivo delle corti inglesi che sono abbastanza diciamo favorevoli al adottano un atteggiamento piuttosto liberale quanto alla definizione della giurisdizione. Infine, e questo anche è noto ma vale la pena rilevarlo, c'è un atteggiamento se vogliamo sistemico che tende a favorire il radicamento nelle corti nell'ambito della competizione tra sistemi giuridici che si sta verificando per il private enforcement antitrust, ma per la verità non solo il private enforcement antitrust, il presidente, diciamo, presidente del Consiglio inglese Cameron ha dichiarato pubblicamente che venite a divorziare in Gran Bretagna perché si fa prima che non altrove, e quindi evidentemente c'è un favore per incentivare l'utilizzazione di tribunali inglesi e di avvocati inglesi. In questo contesto volevo esaminare brevemente, anche per stare alle istruzioni, quei tre casi, diciamo, casi leader che esistono presso le corti inglesi. Il caso Provini del 2003 presso la High Court, il caso Cupertag è stato discusso prima dalla High Court e poi alla Corte d'Appello, e poi il caso Ryan ExxonMobil, che è un caso pendente ma che su cui si hanno informazioni di stampa, ma che è interessante perché riguarda non un cartello comunitario ma un cartello nazionale. Se andiamo alla slide 7, ho cercato di dare un'illustrazione grafica del caso Provini, in cui il caso Provini era un caso, come ben sapete, che si riferiva al, diciamo, era un caso follow-on in relazione al caso Vitamine, al cartello Vitamine identificato dalla Commissione Europea. Nel caso Vitamine la Commissione Europea addebita la partecipazione in cartello alle società capogruppo dei vari, diciamo, le varie società chimiche capogruppo, tra cui quindi la Roche, che è una società svizzera. Peraltro l'attuazione del cartello evidentemente viene da parte di società operative che fanno capo alla Roche, ma le quali non sono direttamente, a cui non è vedotto direttamente un addebito. L'attore in questo caso era una società tedesca, la quale aveva effettuato acquisti dalla Roche tedesca e non aveva effettuato alcun acquisto presso la Roche inglese. Tuttavia la società tedesca instaura il giudizio presso una corte inglese e la corte inglese accetta la giurisdizione e la estende prima a Roche e poi a tutti, utilizzando l'articolo 6 del regolamento, a tutti i partecipanti, le società partecipanti al cartello. Il ragionamento della corte inglese è basata sul principio, in primo luogo, che Roche UK, Roche Germania e Roche Svizzera sono comunque un'unica impresa, indipendentemente da, diciamo, e quindi vi è un'automatica applicazione del criterio comunitario di undertaking che mette insieme tutti questi soggetti. E in secondo luogo, in assenza di acquisti diretti da parte della società tedesca presso la società inglese, tuttavia un nesso causale viene identificato semplicemente nel fatto che comunque la società inglese ha venduto quel prodotto, l'ha venduto a prezzi di cartello, e quindi la sua responsabilità e il danno prodotto sta nel fatto che questo ha impedito alla società tedesca di poter fare acquisti a prezzi più bassi.
Quindi anche in questo, quindi qui c'è da un lato un'automatica, se vogliamo, applicazione del criterio di undertaking, e dall'altra parte c'è un'automatica definizione del danno semplicemente per il fatto di aver venduto quel prodotto a quel prezzo. Il successivo caso è illustrato nella slide 9, dove rappresenta l'evoluzione del caso Provini, in un senso che può essere considerato per certi versi, diciamo, più limitativo, ma per altri versi ancora più espansivo del caso Provini. Qui vediamo qualche caso in partenza, qui stiamo parlando del cartello come si intende, del cartello relativo alla politica. Tra l'altro noi sappiamo che questo è un aggancio con un caso di cui abbiamo a parlare tra poco. In questo caso la società attrice, società inglese, il cartello in questo caso era stato dichiarato rispetto a una serie di produttori di prodotti, diciamo, di gomma sintetica, e in questo caso la decisione della commissione non faceva che si riferiva soltanto alle società madri, ma citava anche alcune delle società controllate che erano operative in diversi mercati, non però controllate operanti nel settore in Gran Bretagna, e non comunque della società operante in Gran Bretagna contro cui l'attore, che riguarda specificamente il giudizio. Il giudizio riguardava un'azione instaurata a Cooper Tiger nei confronti della filiale inglese di Dow, a cui vengono aggregate altre 22 convenute. In questo caso Cooper Tiger aveva effettivamente effettuato alcuni acquisti da Dow. L'aspetto interessante, come può vedersi, è che la difesa della convenuta, cioè che la, diciamo, interessante, fondamentalmente applica il caso Provini e quindi utilizza la nozione di undertaking, l'automatica estensione della nozione di undertaking per poter addebitare a Dow inglese la responsabilità del cartello. La difesa a questo punto eccepisce l'eccessiva automaticità dell'estensione anche in relazione alle decisioni della commissione della Corte di Giustizia, le quali, pur accettando, sostenendo, diciamo, la esistenza di una presunzione di responsabilità laddove vi siano situazioni di controllo al 100% di una controllante su una controllata, tuttavia non escludono che possano verificarsi situazioni in cui questa automatica estensione non possa essere automatica, si possa invece dimostrare una condotta autonoma da parte della controllata. Questa eccezione viene portata davanti alla Corte d'Appello, la quale in effetti ritiene che una eccezione di questo tipo potrebbe condurre a un rinvio pregiudiziale per chiedere alla Corte di Giustizia di verificare se nel caso, se nella situazione di specie, si possa effettivamente ritenere che si possa avere un'estensione automatica della responsabilità. Però la Corte d'Appello dice: ma in questo caso non è necessario tanto andare a vedere, perché comunque c'è stata una domanda, questo dell'attore, che sostiene la consapevole partecipazione della società controllata al cartello, e la sostiene sulla base del fatto che ha comunque effettuato qualche acquisto dalla società. Quindi queste due decisioni, cosa possiamo dire? Che nelle corti inglesi sia possibile allo Stato sostenere sulla base di criteri o di automatico ampliamento della nozione di impresa economica, diciamo, di undertaking, o attraverso semplicemente una limitata acquisti relativamente limitati e poco rilevanti rispetto alla dimensione complessiva del cartello, agli acquisti della stessa attrice, sia possibile radicare un'azione che poi si porta appresso, diciamo, tutti i partecipanti al cartello.
Nella slide 12 è brevemente esposto e sintetizzato invece l'ultimo caso in discussione attualmente presso la Court, che è di particolare interesse perché non riguarda un caso comunitario, un cartello comunitario, ma riguarda un cartello nazionale, in particolare il cartello nazionale del Jet Fuel, a cui si riferisce una decisione dell'antitrust del 2006 confermata dal Consiglio di Stato del 2009. Ora, in questo caso l'attore è una società irlandese che ha fatto acquisti da una società italiana, che è la filiale italiana di ExxonMobil, la quale ma agisce tuttavia nella corte inglese, e agisce nella corte inglese sulla base di un contratto che stipulato direttamente tra la stessa Ryanair e la casa madre di esso. L'aspetto interessante qua è che l'azione sia contrattuale sulla base, cioè, del contratto di fornitura, sia extracontrattuale sulla base della condotta di esso, che in questo caso sarebbe imputabile anche alla casa madre per via del contratto, il quale quindi in qualche misura stabilirebbe una connessione nella condotta, tra la condotta della controllata e la condotta della casa madre. Attualmente la Corte ha stabilito la giurisdizione, ma non è del tutto chiaro se questa ma non ha ancora chiarito se la giurisdizione sia basata su un aspetto contrattuale o extracontrattuale. Tra l'altro è pendente un appello in cui, mentre la responsabilità quale sembra accettata anche dalla convenuta, diciamo, l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale è invece denegata. Per concludere, per stare nei tempi, spero, vorrei alla pagina se vorrei esaminare il lato speculare delle azioni, vorrei dare una brevissima illustrazione del lato speculare del forum shopping, e cioè le azioni difensive, le cosiddette torpedo action. La slide 16 e poi successive 17 esamino due casi. Il primo è la slide 16, è il ben noto caso del Tribunale di Milano, la torpedo action italiana nel caso di nuovo della gomma sintetica. Qui il criterio, diciamo, come ben sapete, il ragionamento che guida le torpedo action è la possibilità di eccepire la litispendenza ai sensi del regolamento dell'articolo 27 del regolamento di Bruxelles, quando sia già in atto in una causa, sia presso il tribunale, sia in atto una causa tra gli stessi soggetti per lo stesso titolo. Quindi in questo caso, quindi, la strategia perseguita da uno dei partecipanti al cartello della gomma sintetica è quello di chiedere un'azione di accertamento negativo, in questo caso per quello che riguardava l'inesistenza del cartello, l'assenza di effetti sul mercato, l'inesistenza di qualsiasi danno in capo alle convenute, che erano in questo caso i produttori pneumatici clienti della società che aveva chiesto l'accertamento negativo. E questo congelava quindi la possibilità, l'articolo 27, di instaurare giudizio nei confronti del soggetto che aveva instaurato la causa. Noi sappiamo, per noto, che questa decisione è stata dal giudice di Milano ritenuta inammissibile, in quanto in contrasto con l'articolo 16 del regolamento 1 e quindi con la prevalenza di una decisione della commissione rispetto a qualsiasi decisione successiva dei tribunali degli stati membri.
durata del processo di appello, per cui la udienza iniziale fissata per il gennaio 2014 ha consentito invece al giudice inglese, nel caso Pubertaia, di pronunciarsi nonostante l'eccezione di testamentanza che era stata comunque portata in quel caso. Il punto però rilevante è che al di là dell'esito di questo specifico caso, le azioni difensive, diciamo, se diversamente strutturate, possono consentire un'alternativa. La Corte di Milano ha dichiarato inammissibile le domande relative all'esistenza del cartello e l'assenza di effetti sul mercato, ma ha dichiarato nulla la domanda di accertamento dell'esistenza di danni per una carenza di elementi probatori, di elementi indiziari, ma questo non esclude che, diversamente formulata la domanda, per il terzo aspetto questa domanda possa essere anche sostenuta. E questo potrebbe essere il caso, se andiamo un attimo alla slide 17, di un'azione... Ma un attimo, Alberto, un attimo. Alberto, un attimo sulla 17. Grazie. Sì, sì, no, un attimo, giusto un attimo per te sulla 17. Un attimo, questo, proprio un minuto, che è un caso di cui è stata data notizia recentemente, perché si tratta di un'azione di accertamento aggregativo in Italia in relazione a un cartello spagnolo, anzi che riguarda gli imballaggi di plastica per dottofrutta, che sarebbe verificato, avrebbe un mercato geografico, sarebbe il mercato del sud della Spagna, vi avrebbero invece partecipato delle società italiane, le quali hanno, e alle riunioni sarebbero tenute prevalentemente in Italia, e queste società italiane hanno apparentemente avviato un'azione di accertamento negativo presso un tribunale italiano. Ora, il caso, gli aspetti di interesse del caso sui quali concludo, tenendomi alle tue istruzioni, è che qui si tratta di una decisione dell'autorità nazionale, per giunta neanche del luogo dello Stato membro in cui è il tribunale, e da questo punto di vista la decisione dell'autorità nazionale non è al momento vincolante per il giudice, quindi addirittura potrebbe pronunciarsi sull'esistenza del cartello. Ci sono poi problemi però che riguardano la connessione con il foro italiano, cioè il domicilio del convenuto, ovviamente anche il luogo in cui sono state effettuate le riunioni. La difficoltà poi però è stata anche riconosciuta dal giudice di Milano nella sua pronuncia, per il giudice italiano di pronunciarsi sulla decisione dell'autorità straniera e di valutare i suoi effetti che sono svolti in un altro paese, per giunta applicando ai sensi del regolamento Roma 2 la legge del mercato rilevante, cioè in questo caso la legge spagnola. Su questi interrogativi concludo. Grazie. Grazie Alberto, abbiamo vissuto occasionali momenti di panico perché Skype qualche volta si dimostrava inclemente, ma direi che alla fine il tuo messaggio è arrivato non di meno forte e chiaro. Molte grazie. E adesso credo che sia il turno di Massimo Scuffi, il quale ci pone praticamente una prospettiva, laterale rispetto a quella fin qui seguita, perché si dedica agli aiuti di Stato. Grazie. Scusate, che campo. Si sente? No, non si sente. Sì, sì che si sente. Senti, ecco, perfetto, grazie. Questo scusate. Grazie a tutti, buongiorno. Ringrazio tutti gli organizzatori per questa possibilità che mi viene dato di fare delle riflessioni su questa materia molto interessante che riguarda gli aiuti di Stato. Il trattato, come sappiamo, contiene una dettagliata disciplina delle regole di concorrenza, che è suddivisa fra regole che si applicano alle imprese e regole anche che si applicano agli stati, cioè agli interventi pubblici a favore delle imprese. E sono tutte disposizioni che servono a controllare questi aiuti ed evitare che il sostegno finanziario pubblico intervenga ad alterare la competizione ad armi pari tra le imprese all'interno del mercato comune.
Generalmente per verificare se ci si trova di fronte a un aiuto di Stato, innanzitutto, cioè una sovvenzione pubblica che può alterare il regime della concorrenza, la Corte di Giustizia ha liberato un criterio che si chiama VIST, vantaggio, incidenza, selettività e trasferimento, cioè deve trattarsi di vantaggi economici, cioè delle erogazioni senza contropartite, che possono essere delle risorse statali, cioè delle sovvenzioni, dei finanziamenti, ma anche una rinunzia, come vedremo, alle entrate, esoneri e agevolazioni fiscali. L'80% delle problematiche degli aiuti di Stato in Italia transita nell'ambito fiscale e tributario. Deve derivare da queste sovvenzioni, da questa rinunzia alle entrate, un pregiudizio, una distorsione alla concorrenza, ma soprattutto devono essere misure che sono caratterizzate da selettività, misure specifiche che favoriscono, non strumenti di politica generale, ma misure specifiche che favoriscono determinati settori industriali, determinate produzioni, collocando appunto un'impresa in una situazione più favorevole alle altre, nonostante si trovino tutte nella analoga situazione fattuale giuridica, perché evidentemente se il contributo è fatto in settori che sono disomogenei fra loro, non ci si trova in fronte a un aiuto di Stato. Aiuto di Stato si tratta proprio di favorire delle imprese o dei settori che rispetto ad altri che sono contigui e quindi rientrano sempre nello stesso ambito. La politica degli aiuti di Stato gravita sulla Commissione Europea. La Commissione Europea è proprio un dominus della materia, perché norma cardine in questa materia è l'articolo 108 numero 3 del trattato di funzionamento sull'Unione Europea, che è una norma che ha efficacia diretta e incondizionata, che impone appunto agli Stati degli obblighi precisi. Parliamo dei nuovi aiuti, poi c'è un controllo della Commissione anche dei vecchi aiuti, ma quello che può interessare sono i nuovi aiuti. Non sono vietati i nuovi aiuti, però dice la Commissione, proprio perché è dominus e deve verificare se è compatibile o meno con l'Unione, con le regole della concorrenza dell'Unione Europea, richiede questo rispetto di queste due condizioni, cioè una preventiva notifica del progetto d'aiuto alla Commissione per valutare se è compatibile o meno e soprattutto sospendere qualsiasi erogazione di questo aiuto finché non viene dichiarato compatibile dalla Commissione. Questo richiede il 108 numero 3 del trattato. E su questo entra in gioco l'operato e il ruolo del giudice nazionale. Fermo restando che spetta solo ed esclusivamente alla Commissione Europea valutare questa compatibilità, il giudice nazionale ha comunque un ruolo complementare rispetto a quella della Commissione. Il primo ruolo complementare è quindi verificare di fronte a certi fenomeni economici che possono entrare in gioco nella lite, se ci si trova di fronte o meno a una figura che rientra nell'aiuto di Stato. Il giudice italiano spesso questo lavoro non lo fa subito o non lo fa autonomamente, spesso chiede un aiuto e può avvalersi di due strumenti per verificare se ci si trova di fronte a un aiuto o meno e quindi verificare se va applicato o disapplicato, se è stato rispettato il 108 numero 3, che vi ho detto, la norma cardine. Cioè verificare, questo è un aiuto, allora se un aiuto è stato notificato alla Commissione, è stato approvato dalla Commissione, se questo non è fatto, ecco che è incompatibile. Questo spesso lo fa autonomamente, in altre volte invece chiede un aiuto o attraverso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, o meglio ancora si avvale di uno strumento di collaborazione informativa. La Commissione è amicus curiae, molto spesso in molti settori, ma proprio soprattutto in questo, c'era una comunicazione del 2005 mi pare, ma poi è stata sostituita, ma non forse precedente, comunque c'è un'ultima comunicazione proprio di collaborazione dei giudici che si devono occupare di questa materia con la Commissione Giustizia, dove
possono essere chieste delle informazioni, possono essere chiesti dei pareri, anche economici, di natura economica, può essere insomma richiesto, diciamo così, dei dati in modo che il giudice, alla commissione stessa, in modo che il giudice possa avere il quadro per poter valutare se si trova di fronte o meno agli aiuti di Stato. Questo sistema è stato utilizzato, iniziato, tanto per incominciare a fare qualche esempio di case histories, nel caso del sistema cooperativistico italiano, dove la Corte di Cassazione si è trovato di fronte a delle cooperative, al sistema delle cooperative che sono esenti da IRPE, GILOR e hanno tutta una serie di deduzioni di imposta. Quindi si è chiesto, ma oggi che è cambiato tutto il sistema sociale, si è favorito la mutualità, nel nuovo sistema, nel nuovo regime, è ancora compatibile un sistema con tutte queste esenzioni? Chiese la Corte di Cassazione, vi parlo di questi esempi da Cassazione perché io, essendo stato per un certo numero di anni in Cassazione, quindi ho partecipato direttamente a queste, in questo settore, chiese alla Commissione se ci potevano essere degli elementi per poter capire se questo sistema cooperativista era compatibile o meno con la Cassazione, chiese quindi, si avvalse di questo strumento. Non ebbe nessuna risposta dalla Commissione, niente. Allora utilizzò il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Come ho detto, sono due i rimedi. La Commissione, ma però quando la Commissione non risponde, non se ne ebbe risposta, utilizza. E la Corte di Giustizia a questo punto rispose dicendo che il sistema cooperativo nazionale in linea di massima non costituisce un aiuto di Stato perché manca, ripeto, come linea di principio la selettività, nel senso che le società cooperative sono in una posizione diversa per il loro carattere mutualistico, per la preminenza della persona sul capitale rispetto alle altre. Quindi non si verifica questo principio, però ha detto tu giudice valuta se peraltro in nel caso concreto che tu ti trovi di fronte viene, diciamo così, vengono indeboliti questo carattere e quindi ci si può trovare di fronte ad un aiuto di Stato. Quindi ha creato un quadro, una cornice per consentire al giudice di poter operare in questo senso. Secondo caso, quello delle fondazioni bancarie, notissimo. Anche le fondazioni bancarie sono pervenute attraverso una conflittualità enorme che c'è stato nell'ambito della Corte di Cassazione, per l'esonero di cui usufruiscono per le ritenute da conto sui dividendi e per la riduzione per la metà dell'IRPEG. Per cui si è chiesto, qui è stato un rilievo d'ufficio sollevato alla Corte di Giustizia, se ci fosse, non si verificasse appunto un contrasto di questo sistema normativo interno di enorme favore delle partecipazioni delle fondazioni bancarie rispetto al sistema comunitario. E la Corte di Giustizia, anche in questo caso, venne qui rinviato, fatto un rinvio pregiudiziale, venne ad affermare che ci poteva essere in questo caso una incompatibilità nella misura in cui vi fosse la fondazione rientrasse nel concetto di impresa ampio, allargato, che viene previsto nell'ambito comunitario, cioè indipendentemente dalle modalità e dalle forme giuridiche, sappiamo che qualsiasi ente privato che svolga attività economica può rivestire carattere di impresa. Quindi si è detto, e questa fu la risposta della Corte, attenzione, verificate bene se le fondazioni bancarie, quando, perché le fondazioni bancarie gestiscono delle partecipazioni sociali, è lì che ci può essere veramente l'elemento d'impresa, e quindi verificare se questa gestione delle partecipazioni sociali serve solo esclusivamente per avere la provvista per poter svolgere delle funzioni sociali, di beneficenza, culturali, a loro conto, ma se, come avviene al 99% del caso, queste funzioni sociali sono secondarie, in realtà proprio una gestione, lì ci si trova di fronte ad un aiuto di Stato. E qui infatti quasi tutte le fondazioni bancarie, tutte le
sono state, diciamo, è stato riconosciuto questo principio che tutte queste, diciamo, agevolazioni, esenzioni di cui usufruiscono dagli anni 50 costituiscono delle forme di aiuti di Stato e quindi erano incompatibili e andavano quindi disapplicate. Quindi bene faceva, perché questa è l'origine dello Stato, la ripresa fiscale dello Stato di riprendere e recuperare tutti questi importi. Il compito del giudice, vi ho detto, vi ho fatto questi due esempi, ce ne sarebbero molti eclatanti per dire, dunque il primo compito del giudice, vedete, proprio interviene attivamente per riuscire a individuare la fattispecie con gli aiuti, come ho detto, di questi organi comunitari. Ma il giudice interviene anche ad eliminare gli ostacoli che vi sono, perché nel momento in cui l'aiuto viene dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, evidentemente la Commissione dispone che lo Stato recuperi dall'impresa questo aiuto. Noi abbiamo sentenze di inadempimento a non finire sotto questo problema, perché figuriamoci lo Stato italiano che ha dato degli aiuti, delle erogazioni, andare a richiedere nuovamente la restituzione. Quindi grandi conflittualità che investono o hanno investito fino al centinaio di questi anni moltissimi giudici, perché quando si tratta di agevolazioni fiscali incompatibili da recuperare dal contribuente, il contribuente ha subito fatto opposizioni davanti alle commissioni tributarie, dicendo che lui in buona fede non poteva immaginare che poi ci sarebbe stato questo obbligo di recupero della somma. Ha fatto ricorso al giudice del lavoro in tutti i casi di aiuti che sono stati, che sono contetti, pensiamo ai contratti di formazione al lavoro, ad esempio hanno creato anche questo una contenzioso enorme, no? Su quelle agevolazioni che vengono consentite. Davanti al giudice ordinario, in altre figure di sovvenzioni, e davanti al giudice amministrativo, voglio dire, sono state, diciamo così, aperte tutto uno scenario di opposizioni per il recupero dell'aiuto, una volta dichiarato incompatibile. Questa appunto è la seconda fase che è interessato sempre il giudice, soprattutto il giudice di merito, per risolvere questa conflittualità. Oggi tutto è incentrato, ormai la nuova legge, le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione Europea, la legge 234 del 24 febbraio 2012, ha semplificato, ha voluto semplificare i riti, quindi la prima cosa che ha fatto, ha detto no, tutte queste opposizioni, tutte queste fasi, voi le dovete, diciamo così, prospettare davanti al giudice amministrativo. C'è una giurisdizione esclusiva sul punto adesso del TAR e quindi è davanti a lui che dovrete, quindi non più tutte queste azioni diversificate, mandate a discutere degli aiuti di Stato davanti al giudice amministrativo. Vi dicevo che però il giudice ci sono dei principi che deve, diciamo così, applicare. Il giudice non può, di fronte a una decisione della Commissione, mettere in discussione questa decisione. Questo è il primo punto. Le decisioni della Commissione sono efficaci, immediate, esecutive. Quindi o una parte che non vuole restituire eccepisce una questione di fatto, tipica è la regola de minimis che viene applicata, insomma, questo è un piccolo aiuto che rientra nei 200.000 euro nel triennio, quindi non è un vero aiuto, io non sono tenuto a restituirlo, o negli altri casi non può dire assolutamente niente, primo perché è compito della Commissione verificare la compatibilità e secondo perché una volta che è intervenuta la decisione definitiva, perché certo può fare impugnazione alla decisione della Commissione in altra sede, il giudice deve, la parte deve restituire queste somme e il giudice deve condannare alla restituzione se non è stata fatta. Non può eccepire regole interne, spesso si dice ma c'è intervenuta la decadenza, intervenuta specialmente con termini di decadenza che sono molto stretti, specialmente quando lo Stato, una volta che è intervenuta la decisione di recupero della Commissione, lo Stato deve mettere in atto tutti i propri atti, no? Per recuperare queste somme che vengano appunto opposti. Ecco, queste regole interne di decadenza per i normali atti non si applicano, si applica sempre il termine decennale, che è questo del termine che viene dato alla Commissione per intervenire in questa fase. Quindi ci sono delle non può eccepire la propria buona fede. Spesso si dice, ma io credevo nella legalità dell'aiuto, che invece tale poi all'ultimo ci si è resi conto che non era tale per decisione commissione, che cosa ne potevo sapere io.
questo principio non vale molto, perché si dice, guarda, che tu devi soprattutto controllare e verificare che vi sia una legittimità di questo aiuto quando è stato chiesto. Hai chiesto tu l'erogazione, non ti devi limitare, devi vedere che siano stati rispettati tutti questi termini. Il problema quindi della buona fede è un grosso problema dell'incolpevole affidamento, ma che vale relativamente nell'ambito degli aiuti di Stato. Dicevo, deve quindi il giudice darsi da fare nella maniera più immediata per rendere effettiva ed esecutivo il recupero di questi aiuti. Tagliando ancora questo mio intervento, dicevo, il giudice quindi ha questi compiti, ma chi può rivolgersi al giudice? Dunque, abbiamo questa fase che vi ho detto della parte interessata dall'aiuto, che si vede parte del recupero e quindi deve fare opposizione. Però ci sono tutti quei soggetti i quali a un certo punto possono essere pregiudicati dall'aiuto che è stato dato ad altri. E quindi anche loro, questo lo prevede anche la Commissione, hanno la possibilità di adire il giudice per chiedere prima anche il risarcimento del danno. Ci sono non solo i terzi concorrenti che nelle more si vedono pregiudicati, perché al di là che poi verrà restituito questo, che sia restituito questo aiuto, in questo periodo possono essere stati gravati di costi e quindi possono aver ricevuto un danno rispetto agli altri. E vi possono essere anche nell'ambito, oltre i concorrenti, nell'ambito dell'agevolazione fiscale, anche i terzi che possono essere stati pregiudicati. Pensate alle tasse sul lusso della regione Sardegna, che stabiliva l'imposta di scalo a carico delle imprese non residenti rispetto alle imprese dei residenti. Questa norma poi è stata abolita, ma se ci si è chiesto se il terzo, cioè le imprese non residenti che erano gravate da questo imposto, potessero recuperare quello che loro hanno pagato. Questo diritto al rimborso eccezionale e poco seguito nell'ambito comunitario, però ci potrebbe essere previsto sempre a tutela del terzo, ma soprattutto la tutela del concorrente. Il caso tipico in questo caso è il caso Traghetti del Mediterraneo contro la Tirrenia, che direi è tipico per la duplicazione svolta dalla parte pregiudicata nei confronti dello Stato che aveva erogato legittimamente l'aiuto e nei confronti del terzo, nei confronti del soggetto che l'aveva ricevuto. Traghetti del Mediterraneo aveva fatto causa per azione di concorrenza sleale, per atti contrari alla correttezza professionale, questo che direi il paradigma da seguire nelle azioni di danno, 2598 numero 3, nei confronti della Tirrenia che per effetto degli aiuti di Stato ricevuti aveva passato tutti i costi. E quindi lei si trovava in una situazione deleteria dal punto di vista della concorrenza. La causa venne persa, arrivò in secondo grado, venne persa, arrivò in Cassazione e la Cassazione confermò la legittimità di questo aiuto, non rimettendo né rinviando alla Corte di Giustizia, dicendo ma questo non è un aiuto, questa è una sovvenzione locale che serve per tutta una serie di casi. La Traghetti del Mediterraneo fallì e fece una causa contro lo Stato italiano davanti al Tribunale di Genova per violazione del diritto comunitario, prima da tutti, che non era stato investita la Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale, non erano state valutate. Il giudice non aveva seguito un orientamento univoco di diritto comunitario come avrebbe dovuto fare. Il Tribunale di Genova ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia, la quale ha esaminato la questione sul piano della responsabilità del giudice, affermando che c'è la violazione del diritto comunitario, può essere sostanziale, può essere procedurale, c'è una responsabilità dello Stato, caso Kobler il primo, che si estende anche a tutti i suoi organi,
E quindi c'è un'incompatibilità in della legge sulla responsabilità del giudice che, come sapete, la legge Vassalli la limita ai soli casi di dolo e colpa grave. E la Corte di Giustizia ha detto dolo e colpa grave non bastano, perché questa legge è incompatibile nella misura che non riconosce la responsabilità nei casi di violazione manifesta del diritto comunitario, come c'era stato in questo caso. E questo è stato un caso poi portato, che ancora adesso noi stiamo discutendo, anche il Parlamento, proprio di estendere questo caso di responsabilità a tutte quelle questioni che, diciamo così, investono l'applicazione del diritto comunitario, in cui rientra anche quello sugli aiuti di Stato. Io vorrei dirvi tante altre cose, ma mi fermo con questi concetti qua. Grazie dell'attenzione. Grazie Massimo, grazie anche per la comprensione dei nostri problemi. Now you are, professor Alfaro, ok. I wonder whether you will speak English or what. Really depending on you and on Bork, revitalized by your suggestion, ok? Yeah. Give us a chance. Ho avuto molte dubbi parlare in italiano o in inglese, e alla fine il mio italiano e il mio inglese sono così pessimi, e per non fare una mala figura qui parlerò in inglese. I'm very happy to be here again, and I want to say thank you to, especially to the University of Trento and Michele Carpagnano for the invitation. And my presentation is a kind of total rejection of the intellectual basis of European competition law. I think that almost everything is wrong in European competition law. Not only in the procedural aspects, as we have seen with the right of defense issue in the last couple of years, but also in the substantive approach that the European Court uses to the fundamental tenets of the European competition law. My point is that the European Court of Justice did not know much about economics and got things wrong in the law aspect. So these are, in my view, the most important mistakes that the European competition justice consistently makes since the Grundig-Kosten ruling in 1965. I had the idea to use as title of my presentation "De Lenda Est Grundig-Kosten," because I think this is the origin of all the evils we are suffering now with European competition law. But we have a court that never revised its decisions. Overruling is not in the vocabulary of the European competition law, and only an Italian, Tesauro, took the court to change its view in a case of fundamental freedom. Probably you remember it. It was with modalidades de venta, a case. Heck, genau. What is the main mistakes that the European competition European Court makes? First, to consider intra-brand competition as relevant. This is not the competition that should be protected under Article 101.
under Article 101, competition that should be protected is competition inter-brand. It means competition between undertakings who are competitors. That means at the level of manufacturers, at the level of providers. But no, it is not in the in the realm of Article 101, intra-brand competition. This is the first mistake. Second mistake is to justify this extension of the application of Article 101 in the need to protect market integration. So the ECG is using competition law to take forward the market integration objective of the treaties. And this is also a mistake because competition law is not prepared, is not a tool designed to make that to reach this objective. Cover tools, as Llewellyn said, are not reliable tools. And that's what happens when you don't use the appropriate tool to solve a problem. Third, the distinction between objects, restriction by object and infringement by effects is a mess. Nobody knows when an infringement will be considered as an infringement by object or by effects. And nobody even knows, of course, the ECG, when we will see a very recent case, the Hungarian case, which is stunning. Another mistake, a very big mistake, is to assess cases that should be brought under 102 under 101. What is the problem here? The problem is here is that when the parties of the agreement don't have market power, so they should be left alone. Competition law has nothing to do with firms who have no market power. But the European authorities want to go into this agreement, and then what they do, what they say is, hey, we are not applying 102, we are applying 101, and there is an agreement, and the agreement has a restrictive content. So this is a trick, a bad trick, and the European Commission and the European Court of Justice should stop using these kind of tricks. It's worse, because when the firm has market power, as in the margin squeeze cases, although these margin squeeze cases are based on agreements between the dominant firm and its competitors, and the dominant firm squeezes the margin of its competitors, in those cases, they are not brought under 101, but we have also agreements. But they are not brought under 101, they are brought under 102. This is not consistent. And my last criticism relates to the application of the effet utile principle. This is also crazy. This is criminal law. Competition law is criminal law. And we don't want to maximize the effectiveness of criminal law. Criminal law is in every civilized jurisdiction is an ultima ratio. It would never be used but to avoid the most grave harm caused to individuals. And the game, the playing, the conjoint playing of the effet utile principle and the idea that competition law is at the top of the Kelsen's pyramid has made the European Court to extend the reach of competition law way too far. So what I'm going to do now is just to repeat what I've already said, but with some examples
from the European jurisprudence. So this is the best example of the first mistake, bananas versus pharmaceuticals. In the United Brand case, the problem was that United Brand was suspended supplies to a ripener because he wanted this ripener to stop dealing with the United Brand competitors. So we were in a competition between two bananas producers. So this is inter-brand competition, no problem. But what did the ECG? The ECG, in the case Sot Lelos Kai Sia, in this Greek case related to pharmaceuticals, he used the same argument to say that unilateral behavior by a pharmaceutical producer trying to prevent parallel trade was exactly the same as in the case of United Brand. This is Drexel, it's not me who says it. Drexel is a very good guy and is one of my favorites in those subjects. So this is Grundig-Kosten, and this is what the German government said, and what the applicants said. So a European Commission is using a false concept of competitions. The competition is between substitute products, not between the products of the same manufacturer. But the court said no. Although read this, please. Here you can't put more mistakes in less words. So you have in this paragraph you have three mistakes, but very big mistakes, not simply small errors. Three big mistakes. First, although competition between products is generally more noticeable is the only competition that matters, than that between distributors of products of the same make, distributors of the same manufacturer. It does not thereby follow that an agreement tending to restrict the later kind of competition should escape the prohibition of Article 85.1 at that time. Merely because it might increase the former. So an agreement that increases competition is prohibited by Article 85.1. This is a huge mistake. And then comes the bulldozer, we would say the bulldozer. And there is no need to take in account the concrete effects of the agreement once we are in an infringement by object. Okay? So these three, decision, this ruling, put together all the errors that could be made in one single decision. And what is more important, it was the original sin, because the ECG has never overruled Grundig-Kosten. I'm not going to lecture you about economics 101, but maybe the judges in Luxembourg should get a degree in, because this is economics for dummies. And we have several market structures. That means that the only pure monopoly is the only one that is not competitive, the market. But what we have in many markets is monopolistic competition, the second one. And that is what happened when the manufacturers sell their products under a trademark. These are typically markets with the monopolistic competition structure. And I love more and more general advocates. Advocate generals are our saviors. But as we can see, they have got it mostly right. And the first one was Römer. And Römer, who was studied in Freiburg, or the real liberal, studied economics. So he was much more sensible than the court. And he said to the court in Maschinenbau Ulm, Technik Minier, he said, look,
Competition in similar products must not be forgotten and has to be taken into account. This applies not only to bulk goods, but also to machines sold under a given trademark. The products of different producers are competing fiercely with each other, which means that the elimination of competition between the products of just one producer should be seen to be of no importance. But Römer didn't get it. When you ask, I've asked it to a Luxembourg judge, why you don't change Grundig Kosten, they say, no, I don't care about competition. I care about market integration. And competition is, philosophy in relationship with theology, competition law is ancilla common market. But again, this is a mistake, because you can't use competition law to make the case of a common market. And again, we were lucky that Maduro was advocate general and some time ago. Now he's in Italy, I think he's in Florence. And this young man said to the court, listen, we don't have problems with the relationship between the freedoms of the treaty and competition law. Freedoms of the treaty apply directly to any private action that is capable of effectively restricting others from exercising their right to freedom of movement. And that's why only firms with market power are able to restrict competition in the common market. And they are the only ones that can affect the rights of individuals in any part of the common market to freely exercise the freedoms of the treaty. So with the case Viking, with the opinion of the Abogado General Maduro, we had enough. But he wasn't, they wouldn't listen, as the song says, they wouldn't listen at Luxembourg. And I'm sure that I'm right, as every lawyer says, knows when he's right, when the solution you are putting forward is consistent with the rest of the legislation or the system, and the solution the ECJ rulings are not consistent. When you compare cases brought under 101 or 102, you see that the market definition guidelines of the European Commission states that the market must be defined including all the products that are substitutable on the view of the consumer. And they do it when in merger control, they do it in 102 cases, but they don't do it in 101. Why? In 101, you don't put inside the market, to define the market, all the products that are substitutable to the products you are analyzing. So this is Posner. We worry about market power. This is the only thing that should worry people working on competition law. And market power, you can have it, create it through an agreement, that is 101, through acquisitions, then you have merger control, and through endogenous growth and success in the market. So in this case, you only punish the abuse, not the dominant position. So we have here many cases of impossible crimes, because we are killing corpses. When the poor Mr. Fabre wanted to prohibit its distributors to sell on the internet its own products, he wanted to do it, I don't know why, because it seems stupid, because you can increment your sales if you allow your distributors to sell them and sell your products through the internet. But
I don't know. Fabre is the owner, and he should know. But the ECG said, no, he doesn't know what is good for him. So I'm going to punish him, and I'm going to give him a fine for prohibiting its dealers to sell on the internet. And what is the crime? How can be competition in the cosmetics market be affected by the fact that someone who has a 2-3% of market share decides not to sell its wares in through the internet? Where's the affection to competition? Where? But Grundig Kosten is still alive, and so alive that in March we had the Hungarian case decision. This is the worst decision in competition law in the last 20 years. Grundig Kosten is even worse. But this is crazy, because again the Abogado General Cruz Villalón said, hey, this is a national issue. This is they are asking how to interpret the Hungarian provision in competition law. So the European Court has nothing to say, so dismiss the question, the prejudice. But the court says, yeah, I'm going to answer because I want to be helpful. So it wasn't helpful. The case was that generally Allianz in Hungary, they reached agreements with dealers, car dealers, in order to make them sell insurance to the buyers of car buyers. So they gave them a fidelity rebate. If you sell 80% of your sales, purchase insurance with me, I give you an extra, an extra rebate. Okay, but the problem here, as the Abogado General said very clearly, was if we have an horizontal agreement between Generali and Allianz. If we have an horizontal agreement between them, then we have a problem. Then we have a cartel. No problem with it, without a cartel. Because Generali and Allianz had probably 70% or 60% together of the market. But the Hungarian court asked was about the vertical agreements. And these vertical agreements weren't, they want to know whether this was an infringement by object or not. And read what the court said. If you understand the distinction, I'm not able to do. The court did not give any clue how to distinguish between objects and effects. It's cut and paste. This ruling is made of cut and paste from past rulings. So I'm going to finish. I talked already about the margin squeeze cases. I'm not going to say anymore. But let me finish with two words about the effect util principle and what is the problem in the heads of the ECG judges. The problem is that they put 101 and 102 at the top of the pyramid, of the Kelsen pyramid. So the fundamental rule, the fundamental rule is not freedom, is competition law. And that makes that they try again and again to maximize the enforcement of competition law. And this is crazy, because we don't want to maximize the enforcement of criminal law. And it's worse than crazy, because the problem is that in criminal law you have very precise definitions of the crimes. This is a principio de tipicidad.
you have to describe very precisely when someone has committed a crime. This is a fundamental tenet of criminal law. And in competition law, we don't have that. What we have is, you shall not abuse your position in the market, or you shall not collude with others. That's what we have. We have no more indications on when I'm colluding and when I'm not, or when I'm abusing my position and when I'm not. So what we want is to optimize the effectiveness of competition law. And in order to do that, you have to ponder. You have to use proportionality analysis. And this is not what the European Court does. Why? Because they don't have a general law behind them. They have just the treaty, and they apply just the norms of the treaty. They don't apply a general law system. This is, in my view, this is the problem. So this is an example from the American judge Easterbrook, and it's very nice because he was asked to interpret whether knowingly included should have known in an statute imposing strict liability on a party that had improperly placed cartons containing radioactive material. So the agency said, hey, in order to guarantee the effectiveness of the statute, let's say that should have known is also a crime. And Easterbrook very nicely says, statutes do more than point in a direction, such as more safety. They achieve a particular amount of that objective at a particular cost in other interests. Where are the costs here in competition law? Freedom of contract and freedom of enterprise. We are obliging the European firms to take inefficient decisions in order to avoid being trapped by competition law. This is the cost of this too extensive reach of Article 101. So if the European Commission and the ECJ goes in the same direction, well, maybe we've and everyone in the off of the cliff. Look at Switzerland. Switzerland is not an example in these days, but it is an example when it comes to legislation. And what does Switzerland make? Fines only cartels. Fines only for cartel behavior. Hardcore cartel. Okay? This is the injunctions for the other agreements. I looked at the agreement and I think this is not good for competition. You should stop doing that. An injunction, and that's it. And a very nice example of what are the results of this approach, the Swiss approach and the European approach, you can have the case Ascopa, it's a case, a Swiss case, and the case Stampa in Spain. It's exactly the same case. All the cosmetics manufacturers joined together to exchange information, very detailed information about sales and everything, and during years. And in Spain, they got 30 million euro fine all together, and in Switzerland, just hey, look, you have to change this system of exchange of information. It goes a little bit too far, but this is not a cartel. It's not a cartel because you didn't reach agreement to fix prices or share markets. The Spanish authority said it was a cartel. It was a cartel, and it wasn't. They weren't. But if the European authorities or the national authorities want to be safe before the judge, they will say and repeat, this is a cartel, this is a cartel, even it is not. So thank you very much. E così o ci trasferiamo in Svizzera oppure ci buttiamo dalla rupe. Credo che sia con questa nota di sicuro ottimismo, andiamo a prenderci un caffè. Grazie.